Quindi sono state presentate diverse mozioni in Parlamento per prorogare la sospensione delle cartelle dell'Agenzia delle Entrate e riscossione, la cosiddetta ex Equitalia. Ma come saprete, nessuna di queste mozioni è passata. Morale, sono in arrivo 9 milioni, più di 9 milioni di cartelle. Il ministro dell'Economia Gualtieri ci ha detto che la procedura, le procedure per incassare queste cartelle saranno molto soft. Ha utilizzato questo termine, non sto scherzando, soft. In fin dei conti stiamo parlando di un laureato in filosofia che si trova a fare il ministro dell'economia. Mi auguro che il ministro dell'economia poi l'abbia spiegata anche la parola soft agli operatori dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e che costoro l'abbiano compresa. Lo so che questa decisione da parte del governo sembra inverosimile e lo è per voi come per me. Nel contesto che stiamo vivendo in questi giorni, dove sentiamo riprendere, sentiamo parlare, no? Degli aumenti dei contagiati, sappiamo benissimo che le imprese, le persone fisiche in questi mesi hanno incassato sempre meno e quindi non era sufficiente una sospensione fino al 15 di ottobre, fino a giovedì prossimo. Era necessaria una proroga. Ma all'interno del contesto economico e finanziario del nostro paese, evidentemente lo Stato italiano ci sta chiaramente dicendo che è messo male e che non si può permettere di continuare a sospendere le cartelle. Quindi, dopo mesi di lockdown, con di fronte una prospettiva di avere nuovi lockdown locali, dopo mesi di mancati incassi, dopo mesi di riduzione degli incassi per tante attività, il minimo che si doveva fare, il minimo che si doveva fare era prorogare la sospensione, ma il governo ha detto nein. Quindi, cosa fare? Adesso, cosa fare sulle posizioni debitorie con l'Agenzia delle Entrate Riscossione per le persone fisiche? Cosa possono fare le società? Io in questi giorni proverò a darvi delle soluzioni. Oggi però parliamo dell'azione che dovreste compiere da subito, è un'opzione che dovete valutare attentamente, ragazzi, attentamente valutare con i vostri consulenti, i vostri commercialisti, ma nei prossimi giorni valuteremo anche altre opzioni per arrivare ad una esdebitazione, liberarsi da questa montagna di debiti o perlomeno evitare pignoramenti dei conto correnti, pignoramenti di quant'altro. Però partiamo appunto dall'azione più semplice che si può fare. Ora ti devono essere chiari alcuni punti elementari. Tutto è sospeso fino al 15 di ottobre. Avevi delle rateizzazioni in corso, ti era arrivata una cartella. Tu, fermi amministrativi, ipoteche, tutto sospeso al 15 di ottobre, giovedì prossimo. Questi versamenti possono essere effettuati entro il 30 di novembre. Stiamo parlando di chi aveva già una rateizzazione in corso. Ebbene, chi non ha una rateizzazione in corso può richiedere la rateizzazione entro il 15 di ottobre, e sia per chi aveva una rateizzazione in corso, e sia per chi ne richiede adesso una rateizzazione entro il 15 di ottobre, si ha la possibilità, nel momento in cui non si riesce a pagare queste rate, di saltarne fino a 10. Quindi l'eventuale nuovo piano di rateizzazione decade, non esiste più, se non paghi 10 rate consecutive, anche non consecutive, quindi io ne pago una, due non le pago, eccetera, eccetera. Quindi arrivo che non ne pago 10, quel piano decade. Per chi invece aveva già un piano di rateizzazione e questo periodo di 5 mesi, marzo, ottobre, aprile, ottobre, è stato sospeso, non ha 10 rate, no? Per la decadenza, ma magari se ne è già giocate 4, 5, perché in questi mesi non ha pagato e ne ha altre 5 mesi, quindi il piano complessivo che sia in essere o che lo farai entro il 15 di ottobre decade dopo che non hai pagato 10 rate a prescindere dal lockdown. Questa è l'unica novità che abbiamo. Se prima noi andavamo a fare una rateizzazione, il piano decadeva, non esisteva più, dopo 5 rate non pagate. La novità che abbiamo adesso è che si possono non pagare anche fino a 10 rate.
Il punto è, questo piano di rateizzazione era già in essere, quindi hai già usufruito di una parte di queste rate che potevi non pagare, o lo puoi andare a fare entro giovedì? Se lo fai entro giovedì, quindi entro il 15 di ottobre, vai a rateizzare, sai che vai a prendere, qualora tu non riuscissi a pagare degli importi enormi, no? Puoi arrivare a non pagare anche fino a 10 rate, per farla semplice, spero di essermi spiegato. Quindi è come prendere all'incirca un anno di tempo. Se io rateizzo, non ho rateizzato, rateizzo adesso una cartella entro il 15 di ottobre, prendo 10 mesi di tempo, perché se non riesco a pagare, posso sfruttare le 10 rate non pagate prima che arrivi la decadenza del piano di rateizzazione. E per le istanze relative alla rottamazione ter e al saldo e stralcio? Bene, se sei regolare con i pagamenti fino alla fine del 2019, quindi fino alla fine del 2019 tutto ok e hai pagato, sai benissimo che i pagamenti di quest'anno erano sospesi. Puoi pagare, puoi effettuare questi pagamenti sospesi entro il 2 dicembre, non oltre. Se avviene il pagamento entro il 2 di dicembre, quella rateizzazione, quella rottamazione, scusate, o saldo e stralcio è ancora valido, altrimenti decade anche quella. Ebbene, ascoltami un attimo attentamente. Se tu ti fai due calcoli matematici e dici: io comunque non riuscirò a pagare il 2 dicembre tutta sta roba qui, sappi che pur decadendo da un'eventuale rottamazione, saldo e stralcio che hai fatto negli anni precedenti, puoi richiedere l'accesso alla rateizzazione. Non so se è chiaro quello che ti sto dicendo. Se tu matematicamente credi che entro il 2 di dicembre non riesci a pagare quello che dovevi pagare quest'anno della rottamazione del saldo e stralcio, quello che ti converrebbe fare è accedere a questa rateizzazione e sfruttare la possibilità di questi 10 mesi di mancati pagamenti, cioè puoi non pagare anche per 10 mesi. Questo è possibile. Quindi chi decade, decide di decadere dalla rottamazione, può fare richiesta per la rateizzazione e sfruttare questo periodo. Quindi capite che le analisi sono da fare, cioè io non posso dirvi fate questa rateizzazione, non pagate questo, non pagate quest'altro, perché la situazione dipende da caso a caso, da come siete messi voi come azienda o come persona fisica. All'interno di un altro video che farò, quindi dopo il 15 di ottobre, andremo a parlare della possibilità di sfruttare la legge sul sovraindebitamento, quindi l'esdebitazione, per liberarsi anche delle cartelle relative all'Agenzia delle Entrate. Bisogna fare alcune valutazioni molto semplici, ragazzi. Chi vi dice che col sovraindebitamento si può liberare da tutte le cartelle vi dice una falsità. È possibile creare, insomma, un'esdebitazione grazie alla legge sul sovraindebitamento, ma vanno visti alcuni casi, nello specifico va vista la meritevolezza che il giudice deve cogliere nella vostra presentazione di domanda di esdebitazione. E l'altro argomento che andremo a trattare è quello che ormai vi dicevo nel periodo di lockdown. Per le imprese è necessaria una riorganizzazione, cioè avere una struttura societaria impignorabile. Perché chi avrà letto il mio ebook, quello sulle holding e il trust, avrà letto anche di possibilità di creare una riorganizzazione societaria che vi permetta di lavorare, di non vedere un pignoramento sul conto corrente presso terzi dalla sera alla mattina e trovarsi praticamente col di dietro per terra. Ma questi argomenti li affronteremo nei prossimi giorni. Ora, l'informazione più importante che volevo darvi oggi è questa relativa alla possibilità di rateizzare. Verificate se potete accedere alla rateizzazione entro il 15 di ottobre. Fatemi un po' di conti per capire se riuscirete a pagare le rottamazioni ter, saldo e stralcio per i mesi sospesi nell'anno 2020. Diversamente potete optare, è una scelta che dovete fare voi con i vostri consulenti o commercialisti, ok? Entro il 15 di ottobre per fare una rateizzazione. Questa è l'informazione che ti dovevo dare all'interno di questo video. Come al solito, l'invito è quello di iscriverti a questo canale per rimanere sempre aggiornato su queste e tutte altre tematiche che tratto all'interno di questo canale. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!